Al via la seconda edizione di Climaus Puglia, la mostra convegno sull'efficienza energetica e sostenibilità in edilizia promossa da Fiera Bolzano. La manifestazione, visitabile sino a domani sabato 6 aprile, è un'occasione d'incontro tra esperti del settore e i cittadini interessati a realizzare e a vivere in una casa energicamente efficiente e a basso impatto ambientale. Nei 3.000 metri quadri del salone, alla cittadella mediterranea della scienza di Bari, 65 aziende espositrici propongono le novità. Se vuoi essere felice, metti in bocca una canzone. Tra i numerosi visitatori, una classe dell'Istituto per Geometri Euclide di Bari. Parecchie cose abbiamo trovato, anche riguardo appunto la bioarchitettura, che è una cosa molto importante per questo futuro, visto che l'ambiente purtroppo è quello che abbiamo scoperto che è più fragile di quello che pensavamo. Qui parlano di nuove tecnologie tipo la domotica, nuovi isolamenti, nuovi materiali. Una fiera abbastanza interessante. Ai futuri geometri e ingegneri abbiamo quindi chiesto come bisognerebbe ripensare le scuole in materia di efficienza energetica. Soprattutto per quanto riguarda il fotovoltaico. La superficie lastricata del nostro istituto è di parecchi metri quadri, quindi si potrebbe produrre parecchia energia. Anche le strutture in legno, forse molte cose che comunque noi a scuola possiamo non imparare, non conoscere. Comunque qui ci hanno spiegato qualcosa, come è strutturata una parete in legno, un solaio in legno, quindi è interessante ascoltare, chiedere anche.